nascita di un paese concettuale, l'utopia. Cittadinanza di questo paese, questa è ottenuta tramite la dichiarazione della propria consapevolezza di utopia. L'utopia non ha terra, non ha confini, non ha passaporti, solo persone. L'utopia non ha leggi, solo quelle cosmiche. Tutte le persone in utopia sono ambasciatori di questo paese. Come ambasciatori di utopia noi chiediamo l'immunità diplomatica e il riconoscimento da parte delle Nazioni Unite del nostro paese e delle sue gente. Beh, è veramente un personaggio stranissimo. Ah, sì. Aveva delle idee fuori dal mondo, però lui era veramente grande. Ma ti ricordi, sempre lui dice sempre a trovare qualcosa da raccontarsi, come la stasera quando ci ha detto del vecchino, te lo ricordi che cosa? Lui entrava in quel sacco di juta, e da lì urlava tutti i suoi messaggi: pace, libertà. Lui lo faceva dentro il sacco, perché uno poteva dare i messaggi anche in maniera diversa, ma da dentro il sacco, perché voleva che suo volto famoso non influenzasse il messaggio. Doveva essere come una parola che usciva da una persona comune, no? Uno qualunque, uno di noi. Lui non era un uomo. Lui era un sognatore di pace. Sergio, sei pronto? Allora lascio a voi. Fate la vostra registrazione, adesso seguite il mio bene, vediamo tardi. Non trova il tempo di andare a conoscerlo.
nonostante il caldo ti sta stretolando, ascoltando la buona musica e le belle parole. Grazie a questo pubblico, un applauso per voi. John ha
fatto molto di più per noi, ci ha insegnato a non arrenderci mai. Mai. Allora, mi ha sempre far seguire un a capo, un a capo, eh? A capo, mai aver paura di ricominciare. Già stati over. Così dovremmo fare, ricominciare da lui e dalle sue parole, e dalle sue parole. Puoi dire che sono un sognatore, ma non sono il solo. Spero che ti unirai a noi anche tu un giorno e il mondo andrà in armonia. Un mondo nuovo, senza più guerre, finalmente in pace. John Lennon!